Salve care amiche e cari amici, qui il vostro Santen Chan che vi saluta. E questa sera alle 8, 8:30, 9, come sempre, dopo cena, entro in YouTube dal mio account per guardare le novità. Questo prima della live di mezzanotte circa che ho fatto. E adesso mi sto filmando col mio vecchio tablet e ricevo una notifica da YouTube, dal canale di Matteo Montesi, che c'era un nuovo video. Allora vado a vedere il nuovo video di Matteo Montesi e mi dice che invece il canale è stato cancellato perché non adempieva alle regole di comportamento di YouTube. È incredibile. Io seguo quel canale dal 2010, il canale più antico di Matteo Montesi, quello che c'aveva migliaia di video, e gliel'hanno chiuso per, non so se per infrazione della regola Mancino o Mannino, qualcuno me l'ha detto. E mi spiace per Matteo Montesi perché era un bel canale il suo. Però ecco, prima della live di mezzanotte che ho fatto, che potrete trovare, rispondendo alle domande del nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram, il decimo episodio, decima parte, sono voluto andare a vedere il nuovo video di Matteo Montesi e YouTube mi dice che il suo canale è stato cancellato, quindi non è che l'ha chiuso lui, gliel'ha cancellato YouTube il canale proprio, non gliel'ha bloccato, non è un blocco temporaneo, no, 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 è un blocco permanente, cioè hanno rimosso il canale con tutti i video, con tutti i 5.000-8.000 video, perché ha infranto le norme antidiscriminazione, cioè contro gruppi religiosi, etnici, orientamento sessuale, nazionali, nazionali, eccetera. Almeno così c'era scritto nelle spiegazioni di YouTube. Mi dispiace davvero molto per Matteo Montesi. Peccato che io commentavo tutti i suoi video e gli mettevo like e lui invece non si è degnato mai di darmi un like ai miei video e di commentarli o di metterli fra i favoriti. Però non me ne sentivo risentito. Lui era un big e non guardava gli altri. Tutti gli altri dovevano guardarlo a lui. Lui chiedeva di dargli dei versamenti nella PayPal, versamenti bancari, versamenti di qua, versamenti di là, come Giuseppe Simone. E forse come Giuseppe Simone ha ricevuto lo stesso castigo, perché anche Giuseppe Simone manifestava delle frasi tendenzialmente omofobe, misogene, razziste, e chi più ne ha più ne metta, di intolleranza. A Giuseppe Simone gli hanno chiuso il canale molte volte, cioè gli hanno chiuso molti canali e lui si è ritrovato i suoi video circolando in altri canali e magari ha avuto dei problemi per questo, perché si è trovato a ricircolare i video per i quali aveva ricevuto delle multe. E anche mi sembra che ha fatto un po' di carcere Giuseppe Simone per dei video discriminativi che poi qualcuno ha salvato e ha ricaricato guadagnandoci lui. E a Giuseppe Simone lo hanno denunciato perché stava col nome, col cognome, con la foto. Invece degli altri canali non se ne fa nulla perché non si sa chi li gestisca, ma magari li monetizzano pure coi video di Giuseppe Simone, che a Giuseppe Simone sono costati la chiusura del canale. Quindi, se adesso Giuseppe Simone non guadagna nulla coi video, è perché in questi 15-20 anni che è stato in YouTube, 10 anni o più, gli hanno chiuso ripetutamente i canali perché bestemmiava, perché diceva parolacce, perché discriminava, eccetera. E sembra che sullo stesso cammino si sia incamminato il nostro caro amico Matteo Montesi, che non mi ha mai commentato un video,
non mi ha mai dato un like, non si è iscritto al mio canale, non ha mai partecipato delle discussioni del mio canale, ma io ho sempre commentato, dato like ai suoi video, li ho messi fra i preferiti. Adesso fra i preferiti miei ci saranno molti video cancellati che sono del suo canale, perché io lo seguo dal 2010. E niente, vi voglio dire questa cosa, anche se è molto tardi, perché dopo cena vado a vedere i video e non posso vedere il video di Matteo Montesi perché il suo canale è cancellato. Ma intanto, poi dopo, verso mezzanotte, ho fatto un live e adesso niente, vado a dormire. Vediamo. Molti dicevano, ma chissà, forse glielo riaprono il canale, quelli di YouTube. Io credo di no, perché l'hanno rimosso, hanno cancellato tutto il contenuto. Beato Matteo Montesi che c'ha un secondo canale, che gli è rimasto quello. Magari lo ha aperto con lo stesso account, o magari no, perché se lo apriva con lo stesso account, gli chiudevano l'account e gli chiudevano pure gli altri canali. Quindi si è salvato, c'ha lo stesso molti iscritti, circa un decimo di quelli che aveva nel vecchio canale e c'ha un decimo di visualizzazioni. Io mi auguro che se la cavi, mi auguro anche che contraccambi, perché forse continuerà a avere tanto successo se contraccambia i suoi followers, cioè gli danno like, gli lasciano commenti e lui si dovrebbe degnare non soltanto di ricevere offerte, like e commenti, ma anche di ricambiare con i like e con i commenti. E con le condivisioni che metta fra i favoriti i video di chi lo segue a lui. Non è che solo lo devono seguire a lui e lui non segue nessuno. Io seguo chi mi segue, metto i commenti a chi mi commenta, guardo i video di chi mi guarda i video e do like a chi mi dà like. Questo non per il like in sé o per i commenti, ma perché siamo in una comunità, quella di YouTube Italia. Allora, il vostro Sant'Enchan vi saluta, peccato per Matteo Montesi, ma se la caverà, c'è già altri canali a cui pensare. Ciao!